Ciao amiche e ciao amici, per capire se gli interessi veramente, bisogna chiederlo. Questo video per rispondere a Amy che mi segue su YouTube e racconta di una relazione con un tizio con la quale si vedono ogni tanto, e però lei vorrebbe capire se questa persona è veramente interessata oppure no. E l'idea sarebbe quella di chiederglielo per almeno dice almeno mi metto il cuore in pace. Ora, è la cosa peggiore, potremmo dire che il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione. Negativo, perché nel momento intanto in cui tu chiedi, da una parte ci fai la figura della stupida, perché uno che si sente fare una domanda del genere dice: ma c'è o si fa? Perché è possibile che impossibile non rendersi conto, cioè tu dentro di te lo sai se gli interessi o meno. E poi nel momento in cui tu chiedi qualcosa, praticamente non hai nessuna possibilità di modificare gli eventi, perché se lui ti dice sì. E tu che dici? Cosa fai? Anche se ti vedi una volta al mese, lui ti ha detto sì, per lui quello significa interessare veramente. Oppure se ti dice no, guarda, non mi interessi, mi interessi poco, tu cosa fai? Te ne vai, cioè, vabbè, allora non ci vediamo più. Se sei coinvolta, questo ti peserà. E allora poi nel momento che tu accetti, diciamo così, di rivederlo, farà di te polpette. Allora, se è coinvolto con te o meno, lo capisci da quello che è disposto a fare per te. Se per te non è disposto a fare niente, non è coinvolto per niente, o perlomeno molto poco. Il livello di coinvolgimento è semplicemente proporzionale, diciamo così, a quanto una persona per te è disposta a fare delle cose che normalmente non farebbe. Una persona molto coinvolta per te è disposta a fare molto. Uno che non rinuncerebbe mai e poi mai alla partita della domenica, per fare un esempio, se fosse coinvolto con te, sarebbe disposto a rinunciare alla partita per accompagnarti a trovare la vecchia zia malata. E anzi, sarebbe geloso se tu lo chiedessi a qualcun altro. Se invece, appena tu cenni alla sta zia malata, ti dice: io c'ho la partita, che cavolo vuoi? Oppure, ancora peggio, ti vede una volta ogni tanto quando così non sa magari cosa fare e ha un momento libero, significa che con te è coinvolto poco, molto poco. E questo significa che gli interessi poco. Il che non vuol dire che non puoi aumentare, migliorare la situazione, però devi partire da un dato di realtà, non serve a niente chiederglielo. Se poi tu dici no, è coinvolto poco, non ho voglia di dedicargli energie, non ho voglia di fare nulla, non devi chiedere niente e lo snobbi e decidi tu quando vederlo. Una volta sì, lui ti dice vediamoci di fare buca all'ultimo, mettendo in atto un comportamento del genere c'è anche il rischio che lo puoi coinvolgere un po' di più perché gli vai a dare degli stimoli emotivi, ma chiederlo è la cosa peggiore. Oppure decidi no, adesso voglio dedicare energia a questa persona, cerchi di valutare tutte le possibilità per somministrare le emozioni, eccetera, eccetera. Però chiedere sbagliatissimo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità, come Amy, di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e metti un mi piace. Ciao!